sono Esterci Fit, perché è un video YouTube. Buon pomeriggio, ragazzi! Allora, c'è anche Rossella, che è qui a casa mia e quindi ha deciso di partecipare al video. Allora, è un video un po' old school, ovvero skincare del periodo, laddove il periodo sono molti mesi, perché io queste cose le utilizzo. Ma senti anche tu? Senti uno? Sono le scarpe, forse, sì! Gatto. Vabbè, sono prodotti che utilizzo tipo da giugno, alcuni anche da prima, però visto che alcuni stanno finendo, non so se sostituirli, ricomprarli, passare ad altro. E oggi ho tra l'altro ricevuto una mail da un brand che mi manderà delle cose di skin care. Nuove? Sì. Giada, dovrebbe arrivare la roba di Giappone. Ho detto va bene, facciamo una panoramica su quelli che sono i prodotti che sto utilizzando da più tempo, perché non so che cosa ne pensiate voi, ma io me la vedo bene la faccia ultimamente. Sta bene. Cioè, mi vedo più luminosa, poi farò un video a parte sulla maschera LED e su Zippalo, che sicuramente danno una mano, proprio a livello di luminosità, di pelle, eccetera, cioè, mi vedo bene, quindi ho detto... Racconto tutto quello che sto utilizzando. Allora, menzione velocissima su quelli che sono i detergenti, perché non penso che i detergenti facciano chissà che, cioè o piacciono o non piacciono, però non sono loro che contribuiscono, secondo me, no? Però sto utilizzando come oli struccanti per la doppia detersione questi due, questo è di Balea e questo è di Beauty of Joseon. Meglio questo, che costa 4 volte questo, però effettivamente è meglio, però se siete a budget va bene anche questo. Come detergenti che poi utilizzo dopo, questo è di Aru Aru Wonder Yes Style, quasi finito, va bene se vi piacciono le cose che non profumano di niente, cioè è senza profumo, molto neutro, troppo neutro per i miei gusti, a me piacciono le cose profumate, quindi yes, super yes Nakomi. Questa è una mousse molto buona. Come struccante occhi sto utilizzando questo, ho preso al supermercato dietro casa, Nivea. Bifasico. Benissimo, perfetto. Poi il mio invece polvere detergente da viaggio, questo l'ho portata sia in vacanza questo weekend che quest'estate, cioè è stupendo, è praticamente questa polverina di L'Erboristica, praticamente sembra un borotalco, tu la metti in mano, fai il fu, metti un goccio d'acqua, emulsione, diventa una spuma ed è fantastico da portarsene in giro. Questo non c'entra niente con appunto la skin care, però volevo farvi vedere quelli che sono i miei prodotti per la detersione e io li uso a caso. Se lo tirano un po' più su. Ok, per quanto riguarda invece la skin care, ci tengo a fare una precisazione. Vedrete tantissime cose, non tutte le cose le uso tutti i giorni, nel senso che ci sono delle cose che uso sempre, altre che invece a seconda del tempo, quanto tempo ci impiegano ad asciugarsi, quello che ho voglia di mettere, insomma, le vario un po'. Gli alterni. Sì. Mattina, dopo aver deterso il viso, sai che io non ho mai usato il tonico? Questo tonico lo sto usando perché mi piace, è cugino di questo detergente, quindi sono tutti e due Aru Aru, Black Rise Hyaluronic Toner. Sarà che contiene questa cosa di riso, acido ialuronico, ma lo sento un po' meno liquido rispetto a un tonico classico e mi dà proprio una bellissima sensazione la mattina, sento una prima fase di idratazione, quindi secondo me è effettivamente idratante e l'acido ialuronico si sente, questo lo utilizzo da mesi, guardate era piccolino, ce n'è ancora un po'. Tutto quello che vedete mi piace, cioè non mostrerò niente che non mi sta piacendo, quindi è proprio una skincare che porto avanti da mesi con piacere. Dopodiché questo lo metto sia la mattina che la sera che da solo, se mi faccio la doccia in pausa pranzo e non ho ancora messo la crema mi metto questo siero, è Serum Drops Botox Like Green Island di Match My Skin. Questo è fantastico perché è un siero super 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 idratante, quando voi ne tirate su un po' vedete che la pipetta è mezza vuota perché ne sale così poco, perché se ne usa così poco, lo usate sulla pelle asciutta, sulla pelle umida, è stupendo, lo potete scegliere in due profumazioni o senza profumazioni ed è veramente bellissimo, un effetto bello bello bello, questo ce n'è ancora tantissimo, lo sto usando da mesi, super promosso sia la mattina che la sera. Dopodiché, altro super preferito, anche questo non ce la sta facendo più, tra l'altro si è un po' sporcato perché probabilmente qualche volta l'ho messo male, ed è questo Revita Lift Filler con acido ialuronico di L'Oreal che io metto qua. Ho sentito parlare.
Io lo metto la mattina, innanzitutto, vabbè, sai che io non è che soffro di bonze, mm-hmm. però ci sa che la mattina ti svegli sì, un po', ci sposo. Sì. Ha queste tre palline che fanno questo bellissimo massaggio, mm-hmm. e io vado avanti così, mentre Diego beve il latte. Mm-hmm. La cosa che mi piace di questo prodotto è che, essendo fatto così, voi lo tirate su con la sua quantità, se continuate ad andare avanti e indietro, non è che continua mm-hmm. a uscire il prodotto, quindi non se ne spreca. Si asciuga abbastanza in fretta, mm-hmm. non vi potete mettere il fondotinta immediatamente dopo, però, sì. però si asciuga abbastanza in fretta, e mi piace moltissimo questo effetto fresco nella zona contorno occhi. Cioè, vado proprio a farmi un bel massaggino rinfrescante la mattina. Avevo pagato una stupidaggine su Amazon, non so se ricomprarlo o ce n'è un altro che mi hanno detto essere buono, che è di Tir Tir, che si trova anche lui su YesStyle, quindi sempre questa skincare coreana. Non so se fare un ordine da YesStyle, perché fondamentalmente non mi serve altro. Se lo fai, dimmelo, che voglio un fondotinta. Va bene, se no lo ricomprerò. A me è piaciuto tantissimo, quindi per me super super promosso. Costa una sciocchezza e mi piace moltissimo il concept di questo prodotto. Per il contorno occhi vi faccio vedere altre due cose, anche queste appunto le alternano, le metto sempre, sempre di Nakomi, questo siero ai peptidi, 10%, lo metto, faccio uno zic sulla mano, dopodiché se i peptidi vanno mm-hmm. a riempire le rughe, a distendere le rughe, lo metto in questa zona e qui in mezzo alla fronte. Mi piace anche lui, si asciuga abbastanza in fretta, secondo me sta funzionando ottimo. Ripeto, non uso tutti i giorni, vado a fare la figlia, perché sennò un'ora. Come contorno occhi, il mio preferito di sempre è quello di Fit Line Skin, che però ho finito, non l'ho ricomprato perché avevo altre cose da provare a casa. Nel frattempo ho detto vabbè, uso questo finché non ne compro un altro. Alla fine non mi sono trovata affatto male, e quindi ho continuato a utilizzarla. E ho utilizzato, adesso è quasi finito, da giugno, forse anche maggio, questa crema contorno occhi levigante di Equilibra. Allora, non è un prodotto... Io per il contorno occhi sono un po' fissatella. E penso anche che su certi prodotti forse si debba spendere un po' di più. Però posso dire che non è male. Cioè, comunque in questi mesi la zona contorno occhi mi è sempre sembrata ok. Non si è seccata come mi succede di solito. Adesso ho un altro contorno occhi di Rock in bagno. Quello che ho, sì. Sì, quindi dopo questo passerò o a Giada o a Rock. Però posso dirvi che se siete a budget, perché poi dipende sempre anche uno quanto può spendere, quanto vuole. Questa è una crema che assolutamente non mi è dispiaciuta. Crema viso per il giorno. Uso anche questa qua, vedete che cioè, sto proprio finendo tanti prodotti. La Fit Line Skin Forever, che è una crema, secondo me, stupenda. Dura moltissimo, adatta a tutti i tipi di pelle. Ha un buon profumo fiorito. E soprattutto questa è una crema, oltre ad essere anti-age, pro-age, quello che vogliamo, si asciuga in frettissima e ci si può truccare subito dopo. Quindi da idratazione, un buon profumo. Ottimo. Sì. Ed è la mia prefe di sempre. Passiamo poi, non farò vedere le maschere perché io maschere ne uso tantissime, quindi vi faccio vedere queste qua di Miamo, che forse sono un po' più particolari, anche un po' più famosine. Queste le uso, vabbè, le ho saltate per tanto tempo perché stavo facendo altri trattamenti, macchinari vari, quindi le ho messe via per un po'. Però queste erano iper famose, le ho volute provare. Sono queste due maschere di Miamo, sono due peeling. Uno è un peeling enzimatico, questo, e l'altro è un peeling chimico, quindi questo lo tenete su tipo 10 minuti, 5 minuti, a seconda anche di quanto riattiva la pelle, questo un po' di più, va fatto due volte a settimana. Conosco tantissime persone che mi dicono, è fantastica questa cosa, io dirò boh, nel senso che sì, la pelle mi sembra più luminosa, ma la mia pelle è luminosa in questo periodo in generale, però effettivamente quando li uso insieme mi danno un bel boost di luminosità, sì, quindi li continuo a utilizzare, poi ne ho ancora un po' di questi qua, quindi assolutamente, se siete incuriositi dai prodotti Miamo, questi non mi sento di bocciarli. Ah, io voglio sapere di quello delle labbra. Sì, rimanendo sempre su Miamo, passiamo al prodotto serale. Questo anche lo sto utilizzando da un po', l'avevo preso con una qualche promo, non me l'ero portato, al mare, non mi ricordo. No, non l'avevo. Forse no. Dall'Assio no. E in Francia non mi ricordo. Comunque Miamo Pigment Control Advanced Serum Dark Spot Corrector Lightening Serum.
Non lo so, nel senso, lo uso e fino a che non lo finisco non passo alla vitamina C. Mm. Le macchie che io ho sono qua. Poche? Sì. Si saranno schiarite in questi mesi? Forse un pochino sì. Forse un pochino ha fatto. Allora, non mi ha mandato via le macchie. Più vicino di così, non so se riesco. Non mi ha mandato via le macchie. Mm-hmm. Forse sono un po' più chiare. Di certo non si sono scurite con l'estate. No. Il viso omogeneo e omogeneo. Sì. Non ho visto una roba rivoluzionaria, ma secondo me fa. No, secondo me fa. C'è da dire che questi sierini comunque costano tipo 60-80 euro. Decidete voi. Vedete voi. Cioè, adesso proveremo anche altre cose. Ripeto, non mi sento di bocciarlo. Secondo me le macchie un po' le ha schiarite. Il colorito è uniforme, io lo metto su tutto il viso solo la sera, dura tanto indubbiamente perché ci fate 6 mesi secondo me con sta roba qua, quindi sì, costa 60-80 euro, però non è che vi dura un mese. Non lo so, non capisco innanzitutto perché non riusciamo a stare, siamo troppo alte. Io tutti i prodotti che vi sto facendo vedere per me sono promossi. Sì, e l'hai detto prima. E sicuramente tutto l'insieme che fa. Sì. In questo caso forse mi aspettavo che le macchie sparissero, però magari era un'utopia. Un'utopia. Se vuoi un po' le schiarite spariscono. E the luminosity is good. Che sia questo siero o il conjunto di tutto, non lo sapremo mai. Sempre per la sera vi faccio vedere. Questa è una storia un po' particolare, perché Nakomi mi aveva mandato, prendi un pochino di questa crema e massaggiati il dorso della mano. Quello è il dorso della tua mano. Senti il profumo? Buonissimo, che fantastico. Buona. Fantastico, al mango. Mi avevano mandato diversi prodotti al mango, tra cui questa crema, che dovrebbe essere però una crema viso. Come consistenza? Sembra una crema mani. È molto, molto, molto pastosa, ricca. Sì. Troppo ricca. Cioè io questa roba qua l'ho messa due mattini, ho detto vabbè, mai più. Allora l'ho passata a crema serale, ma ho fatto di più. Me ne metto un po' di più in faccia. Ci metto la maschera quella trasparente in silicone e mi faccio l'impacco. Sì. Mi vai a prendere per favore la boccettina che c'è sul comodino nel frattempo? Sì. Così non devo stoppare il video. È una boccettina bianca sempre di Nakomi. Sì. Quindi questa io la uso un po' come maschera notturna, un po' come maschera da massaggiare, un po' come impacco. Come crema viso da giorno normale io non la consiglierei mai, ma come crema da impacco prima di andare a dormire da tenervi in faccia mezz'ora è molto buona, anche perché ha un profumo stupendo. Sempre di, questa è sempre di Nakomi, questa è una figata di prodotto, si chiama Glass Skin, è niacinamide praticamente, anche questa ne ho usata, questa mi piace proprio tanto, la metto tutte le sere, questa si chiama Special Day, ma va messa prima di andare a dormire, quindi tu la metti prima di andare a dormire, è un siero normalissimo, te lo faccio sentire sulla mano, cioè non è una roba di impacco che non puoi girarti sul cuscino, assolutamente, cioè un siero lattiginoso, normale, lo mettete prima di andare a dormire, effettivamente vi svegliate la mattina col viso più bello, pelle più luminosa, bella idratata, non mi sveglio la mattina con la pelle che tira, quindi queste due insieme secondo me lavorano bene, sono proprio dei bei prodotti. Questa funziona, quindi niacinamide, yes. Altra cosa coccolosa, stupendosa, che faccio la sera prima di andare a nanna è lo scrub labbra, farò metti 3 volte a settimana, ho diversi scrub labbra, faccio vedere questo perché fa parte della collezione di Halloween di Lush, infatti si chiama Bat Current, Bat è pipistrello, Bat Current, hanno usato sta roba, io la lecco, io non la lavo neanche via. Madonna che buona! Me la mangio, praticamente faccio così poi me la tappo, che buona. È buonissimo, e dopo, super classicissimo, la Neige Lip Sleeping Mask, mi metto un bello stratino prima di andare a nanna ed è stupendo. Voi immaginate il mio povero compagno che la sera mi vede con la maschera di silicone, i pecci sugli occhi, le labbra. Ultimissimo prodotto che non c'entra una mazza, non so perché è finito in questa scatola, è il siero ciglia, che comunque continuo a mettere tutte le sere, e a brevissimo e a brevissimo arriverà una super promo, però non c'entra niente con la skincare, era solo nella scatola. Ho finito. Altra cosa che vi voglio far vedere, ve la faccio vedere perché l'ha appena comprata anche Nadia dal sito, forse ho dato troppo poco tempo questo tonico per capire se funzionasse oppure no, fatto sta che per un mesetto circa avevo interrotto questo, mettendo,
avevo visto niente di niente, però è un altro tonico molto famoso, ACD, ABA, BHA, PHA, niacinamide. I soliti. Solita roba. Quando finisco questo, posso anche pensare di usare la vitamina C la mattina e questo la sera. Vi farò sapere. Ok, 15 minuti. Questi sono tutti i miei prodotti di skincare. Ci ho tenuto a farveli vedere tutti, perché molti stanno finendo e verranno a breve sostituiti. E poi perché mi ci sto trovando particolarmente bene. Quindi ci sta che uno sia alla ricerca di crema viso, crema notte, siero questo, siero quello. Magari da qui potete trarre qualche spunto. Vi metto i link che ho in info box, delle cose di cui non vi do i link perché probabilmente li trovate al supermercato o perché non mi ricordo dove arrivano. Comunque io ho finito, hai qualcosa da aggiungere? No. Ci vediamo al prossimo video? Sì. Grazie per la compagnia. Prego. Ciao. Ciao.